Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a The Evil Within. Sono anche riuscito, credo, a trovare un'opzione per disattivare le barre nere sopra e sotto, quindi siamo pronti a procedere. Col capitolo 3, credo, vero? Sì, capitolo 3, gli artigli del Lord. Ah, ci eravamo caduti dal ponte. Oh, guardate quanto è meglio senza quelle bruttissime barre nere sopra e sotto. Cioè, voglio capire perché quella era l'opzione di default. Non mi trovo d'accordo con questa scelta stilistica. Comunque, l'importante è che abbiano dato l'opzione di disattivarle. Allora, va bene. Qui non c'è nulla di interessante, siamo acciaccati come sempre. E cos'è questo? Gel, va bene, lo prendiamo, lo prendiamo. Oddio, non mi sarebbe dispiaciuta una siringa, però. Ok, non possiamo usare la barchetta. Come arrivo di là? Ah, magari posso spaccare. Ah, giusto, giusto. Ok. Qui è un banco da lavoro, no? Qualcosa per un'arma. A proposito. 6. Ah, e 8 di scorta. Perfetto. Andiamo piano, piano. Che non si sa mai chi si può aggirare. Ah, 3 fiammiferi. Perfetto. Ah, ecco perché ce l'hanno dati. Almeno dai un servizio super fast. Vengono cremati in un attimo. Che è? Avete anche le porte automatiche in sto paesino? Ma ci deve essere qualcuno in giro qua perché. Oh. Ok, non si torna indietro. Va ben bene, non ne avevo alcuna intenzione tanto. Vediamo se c'è qualcuno nei parage. Finora sembra tutto libero. Accendiamo un po' di. Ehi là! Tu sei morto, vero? Non è che ti svegli. A giudicare dal fiammifero. Ok, non ha fatto una mossa, però sempre meglio prevenire. E a tal proposito, siringhetta, eccola qua. Ah, come nuovo. Beh, quasi, in realtà ci manca ancora un terzo di vita. Ok. In casa c'è nessuno? Hey, hello, Xetranos. Ciao, Xetranos. How you doing? Ok, in casa sembra non ci sia nessuno. Però, mai dire mai. Pretty good, pretty good. Thank you for asking. Oh. Ci hai provato, ci ha provato. Infami bastardi. Ok, magari diamo un'infiammatina anche. Però sono due. Cioè, non vorrei sprecare fiammiferi così, per nulla. Oh, and Zetronos, if you haven't read my message, cosa sta succedendo? What the hell is going on with the shadows here? Ok, il gioco si sta impappinando. Anyway, if you haven't read my message, yeah, this is an Italian playthrough. Just 'cause the game wouldn't allow English for some reason. Ok, hanno le tendine di perline. Che carine. Prendo questa, grazie mille. È un po' strano che. Ma se tipo faccio così, no?
e non si muove, tecnicamente dovrebbe restare così. Ok, no worries, man. Yeah, basically the game was like, no, you cannot choose English as a language. So I went like, okay, Italian playthrough, no problem. No, no, no. Cos'è quello? Perché sta bippando? È perché sono ancora in vita. Posso disattivarlo, tipo? Sì. Ah, disinnescare le bombe. X ferma l'indicatore. Blu uguale successo. Rosso uguale fallimento. E fin qui tutto a posto. Adesso il problema sarà fermarlo. Fermando l'ago nella zona blu entro una rotazione permette di disarmare la trappola e poi recuperarne i pezzi. Benissimo. No, fuck. Bene. Cazzarola, ma... Cioè, a sto punto era meglio che mi uccidesse, perché... No, cioè, scusatemi, eh. C'è un checkpoint, autosalvataggio? Sì, no, decisamente. Cioè, ma ha inculato tutta la vita. No, 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 no. Vabbè che è stata colpa mia, però... Andiamo avanti tutto il gioco sempre con un singhiozzo di vita. È anche più stressante, o no? A questo punto magari eviterei di usare il fiammifero qui. Perché, cioè, lui è tranquillo, guardatelo. Yeah, no, the funny thing... What the... The funny thing is, it actually showed me French, when I went to change the settings of the console, and I set it to English. To see if the game would allow me to play, would let me play in English. And it just reversed it to French, and I was like, what the fuck? Comunque, disquisizioni sulla lingua a parte. Era questa la casa? Sì. Spero di non essermi perso nulla. Ma non è che posso, tipo. Che sarebbe. Però le parti ci stanno. Ok, ci proviamo un'altra volta, dai. Comunque immagino si possa tirare una bottiglia e farla esplodere. Avrebbe senso. Ok. Suka, fatto. Perfetto. Due parti. Ah, allora ci sono gli oggetti nelle cose che si possono distruggere. Va bene. Devo fare attenzione a tutte le trappole che ci sono in zona qua. Adesso devo cominciare a spaccare anche tutti i barilotti, mi sa. Va bene. Ah, posso prendere. Figate. Prendi, prendi. Ah, ok, al posto della bottiglia, quindi non posso conservarlo. E utilizzo singolo. Intanto già vedo una bella bombetta lì, una mina. E l'abbiamo disinnescata. Mi sembra strano che finora non abbiamo incontrato nessuno. Secondo me, qui gatta ci cova. Ho sentito una voce tipo. Ok, fiammiferi. Una scatola enorme per due fiammiferi, ma li accettiamo comunque. Vediamo, c'è una porta. E qui? Ok. Molto strana come cosa, davvero. Cioè, può darsi che... Chi Cutscene? è là? No, non Ah. spari. Non sono uno di loro. Sono un dottore, Marcelo Jimenez. Sei Era quello con Leslie, nell'ambulanza appena no? dell'incidente, Esatto. vero? Sì, siamo vivi per miracolo. Ha visto qualcun altro? Il mio Tua paziente, madre. Leslie. L'ho visto scappare via, ma Anche era noi in realtà. Cioè, per di qua. In silenzio, però. tu vuoi fare il figo con me? Guarda che sono dovuto andare... Cos'è questo? Ah, parti. Guarda che ho dovuto attraversare un bell'inferno per arrivare qui.
Fai silenzio però. In realtà poi qui non è dove ci ha detto di andare lui, però male non potrà fare, o no? No, bottiglia, voglio l'accetta. Vabbè, ci si può nascondere sotto il letto. Spacchiamo sta roba. Nulla di interessante. Arriviamo, dottore. Beh, guardi lei stesso. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Ah. Anche a me. Amichevoli. Sono dappertutto. I miei non erano armati, però, sbaglio. Leslie è entrato là dentro. L'hanno preso per uno di loro. Santo cielo. Ce ne sono troppi per sparare a tutti. Direi. Uno di noi li deve attirare lontano. Uno di noi? Uno di noi? È lei che ha la pistola. Certo, tua mamma puttana. Non sono convinto. Esatto. E questo? Bene. Qualcosa ho fatto. Quindi per dove si va? Dannato aggeggio. C'è una manovella là sopra. Deve azionarla se vuole farmi passare. Credo di averlo già fatto, amichetto. Ho tipo buggato il gioco irreparabilmente o... Oh no. Bomba. Dov'è? Eccola lì. Mi sa che ci scoppierà in faccia comunque. Cazzo, dai, era proprio... Dai. Infami. Sì, zoppica adesso, stronzo. Per un millisecondo, cioè. Ah, abbiamo un massimo di fiammiferi, ok. Buona sapersi. Un'altra bomba? Su serio? Gel. Piglia. Guarda. Vabbè. Cioè, io non dico niente perché sennò escono solo insulti. Però, andiamo avanti. Ero a 2 chilometri dalla bomba. No, adesso non me ne frega più un cacchio. Gli tiro addosso tutto quello che trovo. Non mi dire. Cioè, sono ancora prima di aver... Ah, che palle. Vabbè. Facciamo in fretta. Si entra qui, si prende questo, spacca. Prendi tutto. Azzo, bomba a mano, non l'avevamo trovata. Questa bomba a mano ha almeno 100 anni e non si sa come sia finita nelle mani di civili. Vabbè, sarà un regalino dalla guerra, non lo so. Vabbè che 100 anni è anche un po' troppo. Sto gioco non è del 2014. Beh, l'inizio della prima. Ci può stare. Comunque, cos'è che volevo fare? Volevo curarmi. Siringhe. Bene. Accetta. Adesso non mi interessa più nulla, le bombe esplodono. Tipo. Non posso lanciarla. Va bene, bottiglia. Vediamo se funziona. E se non mi fa danno comunque. Cioè, vabbè, almeno è stato poco danno. Dov'è l'accetta? No, non mi dire. Abbiamo perso l'accetta per sta cagata. Ah no, eccola qua. Ok. No, perché a sto punto è molto più sicuro far così. Toh, un'altra siringa, almeno ci hanno ripagato dell'onta. Ok. Gel. Dai, andiamo un po' più veloce, tizio. Ancora non so il suo nome. Oh.
Il bello è che ho aumentato la luminosità a 70, però è veramente così buio dallo schermo del PC che veramente... Cioè non è che ci cammino dentro perché sono stupido. Anche. Però spesso è perché non le vedo proprio. Leslie, ciao. Mister, ciao. Ok, qui non c'è nulla. Chi è là? No, non spari. Ah no, io ti sparo, sì, bastardo. Sono un dottore. Sono morto per colpa tua. Era nell'ambulanza prima dell'incidente, vero? Sì, siamo vivi per miracolo. Ha visto qualcun altro? Il mio paziente, Leslie. L'ho visto scappare via, ma... Ma? Non si può scappare, purtroppo. In silenzio, però. Sì, sì. Non voglio attivare la leva prima di farlo uscire, così siamo sicuri almeno di non fare robe strane. Quelle cose mi hanno inseguito fin dentro il villaggio. Anche a me. Sono dappertutto. Adesso, dottore, va bene tutto, ma chiamare le donne cose, su via. Siamo progrediti un po' da quel punto. Ce ne sono troppi per sparare a tutti. Uno di noi li deve attirare lontano, l'altro aprirà il cancello. È lei che ha la pistola. Va bene, ed è lei che ha la mamma un po' zozza. Prendi. Non so come ha fatto a far cadere l'accetta, però. Ma il dottore, poi, da dove... Dannato aggeggio. Ah, era successo comunque, non era colpa mia, è stata proprio una cosa fortuita. Va bene, allora. Oppla. Ma prego, caro dottore. È passato? Ah, eccolo lì, sì. Quindi mi sta aspettando? Immagino di sì. Certo che è stato veloce ad arrivare lì giù. Sì, grazie. Se mi dai il tempo. Sono qui! Esatto, di qua! Ma... Devo sparargli? Cioè, fatemi capire. Il vecchio si farà ammazzare. Devo sparare ai... Moh. Sapete che non... non sono tanto convinto qui. No. Ehi, t'ho visto, sa? Infatti. A posto. Ma ce n'è un altro. Prendi la torcia. A posto. Prendi questo. Di nuovo, non so se dargli fuoco o meno. No, puttana tua madre. Come cazzo facciamo? Non voglio perdere una pallottola per questo, però... Proviamo così. Ok. Sempre ben accetto. Quindi se io faccio tutto il gioco da accovacciato dovrei essere a posto. Ok, niente più fiammiferi. Non rischio comunque di andare su per bruciare quello che abbiamo lasciato perché... Perché sì, è un rischio esagerato per una cosa che probabilmente non ha neanche troppo senso. Chi è che suona qua dentro? Ah, l'infermiera. Ok, figo. Ci voleva. Diario di Sebastian Castellanos, dicembre 2004. Primo giorno da detective. Il mio nuovo partner, il detective Mira Hanson, è una bomba. Tenace e diretta. Il tipo di donna che piace a me. Ma devo stare attento. Oggi mi ha quasi beccato mentre le guardavo il culo. Eh sì. E le donne sono molto sensibili alla cosa, quindi... Non è che t'ha quasi beccato, mi sa che t'ha beccato proprio. Comunque, frammento di mappa numero 4. Entriamo
indipendentemente da quello che possiamo sbloccare, anche se adesso abbiamo un migliaio di punti, credo, quindi qualcosina di decente ci dovrebbe essere. Comunque dicevo, entriamo indipendentemente perché magari ci dà un checkpoint che serve, perché sennò dobbiamo rifare tutta quella parte per la terza volta e non è il caso. Vabbè, di là è inutile andarci. Si sente meglio? Insomma. Dove sei? Vabbè, faccio da solo. Ok, adesso che siamo belli comodi, vediamo riserva. No, vorrei vedere abilità per primo. Barra vitale, ecco, sicuramente molto utile. Durata massima dello scatto, anche per quanto 3000 punti per un secondo solo. No. Non ora almeno. Danno corpo a corpo, forse sì, forse no. Recupero da siringa, non male, però 5000. No, aumentiamo la barra vitale. Sì. Ok, dopodiché, cadenza di tiro, tempo di ricarica, capacità. La riserva invece? Ah, il numero di munizioni, bombe a mano, siringhe e fiammiferi. Sa che tra capacità e tempo di ricarica, onestamente. Ma forse tempo di ricarica, guardate, mezzo secondo di meno. Sì. Perfetto. Ah, e mi ripristina anche tutta la vita facendo sta cosa. Figo. E si ritorna al bellissimo villaggio. Ok, quindi devo solo sperare adesso che non torni giù tutto l'affare. Non è che dipende da questo. No. Ok. Allora, i tre lì sono entrati in casa, cioè proprio... Non hanno... Ehi! Chi è? Dove sei, infame? No, non mi piace, la sento un po' troppo vicino. Forse là sotto? A meno che non sia proprio qui, dietro la porta. Il che sarebbe abbastanza imbarazzante come cosa. Hello? No. Sembrerebbe di no. Ok. Cos'è questo? Siringa, mio. Proiettili, miei. Ah, addirittura ha raggiunto il massimo, ok. Allora possiamo cominciare a sparare. Per la prima cosa, in assoluto, non ne voglio proprio sapere nulla. Fanculo, ecco fatto. Ok. Sì, ma calmo, chiunque tu sia, cioè... Ah, posso dare fuoco alla paglia. Il motivo mi sfugge, però è una cosa che posso fare. Ah, trappolina d'orso. E possiamo disinnescare anche questa. Perfetto. Shortcut. Fa sempre bene. Davvero però ho paura di trovarmi sto qua che si lamenta dietro all'improvviso. Deve essere sotto, per forza. Ah, eccolo. Ok, almeno è incatenato. Non penso lo rimarrà a lungo, però... È buono a sapersi. Ok, cosa abbiamo qua? Fiammiferi. Va bene.
Non è che si può, cioè, no, non posso salvare, vabbè. Ah, mamma mia, mi sa che me ne pentirò di questa cosa. Non dovrei essere qui. Ehi, però c'è il maialino. Come butta, vecchio? Tranquillo. Ah, è persino dietro un muro. Però non mi ispira. Sarà mica che avvicinandosi... No. Ok. Intanto c'è un'altra bomba infame. Lasciamola. Vediamo se riesco a passare senza attivarla. Ah, ma qui è all'esterno. Ok. No, allora voglio indagare un altro po' su questo qui. Sì, non c'è proprio modo di... No, ok. A meno che non gli spari da sopra, ma... Non credo che andrebbe a togliergli vita, sinceramente. Probabilmente sarà un incontro scriptato. Uè. Cazzo, devo trovare un riparo. Cioè, hanno anche gli sniper, come cazzo... Cioè, sono cecchini zombie o... Boh. Cioè, o qualcuno sta dando una mano ai cecchini... ai zombie, giusto per... Dice, poverini, cioè, sono così incapacitati, mi sembra il minimo dargli una mano per livellare un po'. Lo sapevo, dovevo farlo, lo sapevo. Oh, calmo. Non posso neanche rientrare perché sennò mi scoppia tutto. Merda. Ah, cazzo. No, cosa sto facendo? Sì, vabbè, anche se però li prendessi una volta ogni tanto. Posso schivare? No. E adesso sono nel cul-de-sac, quindi... Ok, brucia bastardo. Ah. Oh. E ho quasi finito tutti i miei proiettili. Yay! Dai, magari qui nel forziere. Aprire gli scrigni. Apri completamente uno scrigno per scoprire cosa contiene. Se lo scrigno contiene una trappola, aprilo parzialmente per disattivarla. Ma che bello! Le trappole anche negli scrigni. E come lo apro lentamente, scusa? C'è la trappola. Quanto sono belle le trappole, cioè. Esplosivo. Dardo esplosivo della balestra agonia che si innesca all'arrivo dei nemici. Si può collocare su pavimenti, muri e persino su tua madre in carrozza. Perfetto. Bene, non abbiamo un fucile a pallettoni, però abbiamo i pallettoni. Direi che è arrivato il momento di usare la siringa. Non è che tipo devo selezionarli. Esplosivo, prepara dardo. Ma non ce l'ho ancora sta balestra o cosa. Dovremmo padroneggiare al più presto quella meccanica di disinnesco delle bombe nei forzieri, altrimenti ce ne beccheremo una bella manciata ancora. Cammina piano, che qua hanno deciso di armare tutto il fottutissimo villaggio. Cos'è stato? Eccolo lì. Ma ciao. Ok, checkpoint.
Va bene, quindi c'è una trappola sul soffitto, però è solo attivata dal... Vai, 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 adesso! Ah, era un po' più... Dai, però ha funzionato, più o meno. Brucia, brucia, ma brucia! Ma Dio! Sì, ciao, ciao. Brucia sto stronzo, dai. Venite! Adesso se la prendono comoda. Vaffanculo, va... Ah, finito i colpi. Bene. Ah, cazzo. È morto anche svogliato, proprio. Dice, mi sono rotto i maroni di morire ogni 2x3, dai. Ok, dai, morendo si impara. Forza, forza. E non da qui, però... Scusa, ma ha fatto checkpoint poco tempo fa? Mo. Da questo punto di vista sto gioco è un po' strano, Però poi non c'è più la roba lì. È come se... Ok, è come se mi avesse piazzato... Ah, questa non l'avevo vista. È come se mi avesse piazzato all'inizio dell'area, ma con i progressi già fatti. Ok, cosa abbiamo qui? Parti. Una statuina. Ok. E del gel. 1000! Accidenti. Ma se tipo io sparassi da qui... al nostro amichetto. Ok. Sì, si è arrabbiato. Sì che si è arrabbiato. Oddio, ho una motosega. Perché... perché non mi faccio gli affari miei? Sì. No. No. Sono morto. E sale anche le scale, che bello. No, oh, da dove sono arrivati questi? No, vabbè, sono morto, cioè, c'è poco da fare. Vecchio, che cazzo guardi la finestra? Stanno facendo la coda o sbaglio? Ah, ecco, adesso mi danno addosso. Sì, vabbè, ciao, ciao. Ok, è colpa mia, lo ammetto. L'unica cosa che mi chiedo è se invece gli tirassi un paio di belle bombette mentre ancora lì che cerca di far andare la motosega. Boh, intanto le munizioni me le ha ridate, quindi io farei una prova tanto. Al massimo appunto, moriamo un'altra volta e boh. Per cui, come si fa per equipaggiare bomba a mano? Vediamo. No, non voglio rimbalzi. Se la deve beccare e basta. Vabbè. Quella poi è andata in culonia. Che sistema del Kaiser per l'inventario, comunque, eh? Ma qui poi ne arrivano sempre un miliardo. Sì, ma certo. Se vado in soffitta qui, mi frego, penso. Però non è che ho molte opzioni. Sì, adesso fanno a gara chi riesce ad arrivare. No, non scendere.
Ah no, non salgono. Ah, non salgono, Ok. Però la musica rimane quella, quindi sono ancora molto arrabbiati. Sto cominciando a pensare che magari il ragazzone con la motosega ci possa servire per aprire qualche posto inaccessibile nell'altra casa. Perché, voglio dire, se è beccato 3 bombe a mano in faccia e non gli è successo niente, non credo che morirà. Deve essere proprio un personaggio immortale. Come la mettiamo? Sì, vabbè, qui devo solo accettare il mio destino, cioè, non posso fare nulla. Sì, dai, grazie. Grazie mille. A meno che... Ovviamente lui poi comincia a camminare pianissimo. Cure non ne ho. Rumori forti. Credo che sia l'ultimo dei nostri problemi adesso, guarda. Dai, 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 dai. Ci sta seguendo tutto l'isolato? Mo certo. Benissimo. Dottore? Si ricorda, sono io quello con la pistola. Cosa fa questo? Ok, stanno tentando di sfondare. E questo poi è il più intelligente degli altri. Sarà stato il primo della classe. Dottore? No. Salve signora. Ok, sì, mi sa che era meglio non andare a stuzzicare il can che dorme. Tanto prendi tutto quello che riesci. D'altra parte, se io adesso tornassi indietro e mi potenziassi un po', non potrei farlo perché... Ehi là! Non so come l'abbiamo evitato. Che cazzo? Ah, giusto, il cecchino. però allora ce l'avete con me, ditelo. Cioè... Vabbè, bom. Provo ad andare a destra, a questo punto. I nemici ti notano più facilmente quando scatti, sì, oppure quando c'è un maniaco con la motosega. Cos'era? Cos'era sto casino? Ah, c'è una torre d'osservazione. Forse riusciamo a vedere il cecchino? Magari qualcuno ha lasciato dei binocoli, qualcosa del genere. Ok, un... Ah, la balestra forse. Sì? No? Cos'è? Accecamento. Dardo della balestra agonia che acceca i nemici con una luce violenta. I nemici accecati si possono uccidere da ogni direzione con un'uccisione silenziosa. Ci sta? Ma quindi ho ottenuto la balestra effettivamente o no? Vediamo. Non direi. No. Ok. No, no, no. Non ti buttare. E là, si sta godendo il panorama, vero? Ecco, magari controlliamo in quella casetta lì. Non avevo neanche visto cos'era perché ci stava, c'era lui davanti. Avevo solo visto il prompt. Sto quasi alzo, sicuro.
Infatti, bastard. Me la potete fare una volta, due volte, poi. Ok, solo 300... 300 punticelli, va bene. Però io davvero, dopo aver raccolto tutta sta sbobba, quasi quasi ci tornerei indietro. Più che altro, magari prendendo anche quella che c'è lì, e arriviamo a 3200 punti, mica sono da buttare, anzi. No, no. Bastardo di merda, t'ho visto, sa? Ah, questo mi ha anche attirato la gente addosso, che bello. Sì, però dai, non ce n'erano più, perché li avete fatti... Cosa ti fermi? Cosa ti fermi? Sei coglione vecchio, cioè... Si ferma, cioè... Sì, vabbè, ciao. No, apri la porta, entra. Cazzo, le bombe, non le ho disinnescate. Cazzo. Le possono attivare anche loro? Perché se no muoio, eh. Cioè, se le attivano loro, muoio. Ok. Vai, 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 vai. Adesso sto avendo un dubbio. Mi sa che sono tornato qui dietro per nulla. Perché non era qui lo specchio. bene. Boh, vai sotto al letto, bro. Mi sa che è l'unica. Dai che magari la spuntiamo. Però davvero, devo orientarmi un attimo meglio, sennò sto playthrough non finirà mai. No. Girati, vai per la tua strada. Ok. E il problema è... Adesso se rimangono tutti in zona... Non ho risolto. Ma neanche un po'. Per quanto potrei provare a fare tutte delle uccisioni furtive. Però l'hai presi di spalle, sti qua. Ok, sento passi, voglio vedere se torna indietro. Eccolo. Bastardo. Ok. È che forse posso uscire e provare un'uccisione silenziosa. Dai, dai, beccalo! Ok, è già uno, è andato. Ah, c'aveva le siringhe, perfetto. Adesso gli altri, boh. No, perché hai sfondato la porta così, vecchiaccia infame? Ma allora sei bastarda dentro, eh. Cioè, sei bastarda forte. Ma guarda quanta puzzola. Va bene. Ok. Allora, come non detto. La casa a destra, fanculo. Ecco, quello che magari posso provare a fare è andare qui, cercando di non far esplodere nulla. Ok, voglio dire, è esploso, ma non credo di aver ricevuto danno. E questa è la cosa importante. Tu brucia. Prendi questo. Saliamo sulla torre, riprendiamoci quello... che ci dobbiamo prendere. Il fatto è che sta torre sembra messa apposta. Cioè, devo guardare se ho visuale. Perché... No, forse non ne ho. Altrimenti sembra fatta apposta... Diciamo, sarebbe un trespolo perfetto per arrivare
a quel cecchino che comunque non è proprio proprio, non aiuta, diciamo, sicuramente. Quindi eccolo. Ma posso in qualche maniera. Allora, con la pistola sarebbe stupido perché mi arriva addosso di nuovo tutto il villaggio. Se io creo il dardo esplosivo, equipaggio USA, non mi lascia. Perché giustamente non ho ancora. Se infatti anche faccio così, niente. E allora mi sa che ce la pigliamo in quel posto. No, perché anche se riuscissi a colpirlo da qui, poi mi arriverebbero tutti addosso. Non ne vale la pena assolutamente. Adesso se solo riuscissi a ricordarmi dov'era lo specchio. Forse nella casa dopo la stalla qui. Poi fra l'altro, cioè, di nuovo capisco l'intento, ma davvero sto protagonista, dopo aver corso 3 secondi contati, si stanca così tanto da non poter più muoversi? Cioè, dai. Cioè, neanche un uomo di mezza età, fuori forma e fumatore, cioè, arriva a questi livelli. Allora, devo andare di qua, perché sennò il cecchino... Ah, ce n'era un'altra qui. Bene. Allora, con la pistola sempre 4 colpi. Intanto ricaricherei. Qualcuno si è incazzato che sono passato di qua. Fa una bella cosa, esatto. Ok, il bestione lo lasciamo perdere. Nella maniera più assoluta, non gli si dovrà torcere un capello. Ok. La bastardella, eccola lì. Però, dove sta andando? Ok, si fa il giro. Ok, va bene così. Ah, sta scendendo, perfetto. Brava. Però lui mi ha visto invece. Lui mi ha visto e io non ho un'arma corpo a corpo, perché non sia mai. Magari gli posso tirare questa. Sì, qui ovviamente non c'è più nulla. No, non mi sembra che il cazzotto con la... Ho siringhe, non ho siringhe. Va bene. Allora, niente, non mi interessa, faccio casino, però... Ecco. Fino a un certo punto me le posso subire, poi mi rompo anch'io. Qui non c'è bisogno, tanto non tornerà in vita. Ah, mannaggia. Me l'ho scordato di mettere la batteria al PC. Aspettate un attimo, perché sennò qui salta tutto. Ci siamo. Bene. E rieccoci. Allora. Ok, l'avevo già abbassata. Ok, sta scendendo di nuovo. Non so se mi ha visto adesso che andava giù. Però... Madonna, per mettere la batteria al PC si è sturbato di qualcosa e ha perso
118 fotogrammi così a caso. Boh. Ancora non capisco il senso del... di dare fuoco alle balle di fieno. Immagino sia utile mentre molti nemici ti stanno inseguendo. Ok, ok, continua a guardare di là. Non ti girare perché sennò guarda. Che bastardo. Ma che bastardo vero. Sì, vabbè, ciao. Facciamo cagare tutti e due poi fra l'altro, perché anche lui non so dove stava. E mo? Sì, fra l'altro lui neanche corre quando è sotto una certa soglia. Sto gioco mi ha rotto il cazzo, però, lo devo dire. Ecco, va bene fino a un certo punto, però poi hai rotto il cazzo. Non è normale questa cosa. C'è neanche Resident Evil. Capisco bene che magari sia io che mi stia perdendo qualcosa, per carità. Però, sai, dopo che uno gioca dalla mattina alla sera per 20 anni, se il gioco ha rotto il cazzo, è il gioco che ha rotto il cazzo a un certo punto. Comunque sto qua non credo ci sia neanche bisogno di, sì, di incendiarlo. Dai, un po' più in fretta. Che è la settima volta che scaliamo sta scala. Allora, è uno. Sì, accecamento. Come io sono accecato dalla rabbia adesso. Vai giù. Sempre con calma, non ti preoccupare. Il problema è che tornando lì mi spawna gente. Perché ovviamente, perché non farlo, no? Allora, disattiva 1. Disattiva 2. A posto. Brucia sto stronzetto. Sì. Ti lamenti tu. Vorrei farti vedere la mia giornata. Ok, due proiettili. Fanno sempre bene. Adesso posso passare inosservato, così che quella signora bastarda infame rimane dov'è? E allo stesso momento non venire cecchinato. Cioè, guardate, fatto apposta. Vengono verso di qua, cioè... Va bene. Sì, dai. Cioè, stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Vi dico, ultimo tentativo, poi quitto, perché basta, cioè, se no stasera veramente esco dai gangheri. Ultimo tentativo, sprecato un'ora della mia vita, dopodiché basta. Poi io vorrei sapere, sti merda, ah, non è che sono loro, forse sono loro, sì, scusa, più lui, tipo. Mm.
E lui? È la vecchietta di merda, già è scesa. Ah, anche lui? Vabbè, dai, adesso che lo sappiamo è un po' più onesta la cosa. Mannaggia. Senti, guarda, dammene un altro perché non ce la faccio più. Vai. Ti do il permesso, forza. Ah, adesso non mi vuoi colpire. Forza, dai. Sì, sì, oh, mi hai staccato la testa, brava. Adesso, la primissima cosa proprio, mi giro, diamo fuoco a sti infami e poi proseguiamo per la nostra bella, tranquilla strada. Allora, bastarda numero uno. Bastardo numero due. E intanto i due infami si sono già buttati. Guarda. Cioè, guarda che stronzi. Ma davvero? E cerco di essere meno scurrile, però... Guarda qua. Cioè, guarda con cosa devo avere a che fare. Guarda. Guarda. Sì, va. Ok. Facciamo così. Prendo la torcia. Do fuoco al primo stronzo. Do fuoco al secondo. Troppo tardi, bastardo. Spariamo alla vecchietta. Se riuscisse a... Davvero? Ovviamente non è... Porca di quella porca. Poi magari abbiamo attirato qualcun altro, perché ci sta, no? Dai, cazzo, muori! Oh. Checkpoint di sta gran fava, checkpoint. Ok, forse però ci siamo liberati di un grande problema. Un torch, de torch. Oh, un pistolet. De pistolet. Yeah. It checks out. In Italian, yeah, it's torch and pistola. So, yeah. That's another two we have in common. Anyway, if you couldn't tell, this game is driving me crazy. Eh certo, perché io non ho premuto X? Oh, ma quando mai? Poi magari è ancora attiva, no? Sì? No? No, sta scomparendo. Come il mio interesse verso questo gioco. Ta. Ok. I mean, have you seen the actual, like, audacity from the developers? Like, they've put so many traps everywhere, so many zombies everywhere. Like, give me a little rest, bro. This is the normal difficulty. I can't imagine what hard looks like. Ok, adesso ci manca solo un colpo del cecchino che ci fa fuori e veramente cambio gioco perché... And then again, this dude is low as shit. Like, a dude in his, I don't know, mid-60s
who chain smoked 20 cigarettes for every day of his life, and he and his overweight could run better than this fucker here. Fra l'altro non so se... Ah, ma ci sono stato qui. Ah, ecco, i due proiettili non l'avevo presi, però. Fra l'altro non so neanche se... Non mi sembra ci sia un modo per schivare, quindi... anche lì, una bella infamata. Comunque... Ah, non posso correre perché non ho la vita. Beh, raccoglie un po' di questo. Still forgot to say what means which words. So yeah, torch is obviously torch and pistolet is gun, pistol. Yeah. Yeah, they say pistol in English too. Cause like, if I'm not mistaken, gun actually means cannon. It's like American slang, but yeah, the actual word means cannon. I might be saying something stupid. I'm not 100% sure, though. Qua ci sono andato? No, non ci sono andato dall'ultima morte. Va ben bene. Oh, the tea is not mute this time. Wow. That's good. No. Vi giuro, cioè, stava per fare una caduta. Sì, tu dimenati. Fra poco, cioè, io arrivo ai suoi livelli, eh. So it sounds like pistolet. But wait, you said the T. So should it be like pistolet? Oh no, the T in the middle. Oh, okay. Yeah, that makes more sense. Yeah. Ok, non mi sembra ci sia nessuno qui. Oh, not even that. Ok. Non è che c'è nulla di utile qui. It sounds like... Ah! Ok, it's written with a T, but it sounds like pistolet. Ok. Weird. Ok. Brucia, bastardo. Oh no, ha dato fuoco. No, maialini, no. Vabbè, almeno mangeremo un po' di bacon. Volevo dare fuoco a sto infame qui. Perché mi sa che... Cioè, davvero? Davvero? French is weird, yeah. It appears so, yeah. Ah, l'accetta, finalmente. Peccato che non si possa disabilitare anche il wobble, credo si dica, della telecamera. Sto fatto che va avanti e indietro, cioè, dà veramente fastidio. The pot, un pot door. Yeah, okay, makes sense. It's porta in Italian too, so. Infatti, vedete, questo è stato comunque depredato. Va bene. Se i due tizi sono morti, sono contento. Allora, ho capito come funziona il sistema di checkpoint e sono comunque contento della scelta. Credo di sì. Sì, credo che siano morti. Adesso, qua c'è palesemente una trappola. Lui è di spalle, ma di sicuro si girerà, perché questo gioco funziona così. Port. You pronounce the O wrong. Yeah, is it like port or port with the hard
Arr, fuck me. No, 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 no. No, 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 non mi ucciderai. No, non mi ucciderai, bro. Porca di quella puttana. Però dai, almeno ho capito come funzionano i checkpoint, quindi credo di poter continuare. Credo. It's hard to explain. Yeah, I would assume. So, yeah, yeah, yeah. I mean, I might just go, like, on Google Translate and listen to it. Poi perché non posso raccogliere un falcetto di... così, che trovo per terra, cioè... infame. Ah, però, aspettate, quindi se ho compreso bene... non dovrei ancora aver raccolto. Eh sì, è stanco, poverino. Si è fatta una rampa di scala 4 a 4. Guarda che ti faccio scendere, te la faccio fare 3 a 3, 5 a 5. Finché non sono multipli. Do you know how those sounds? And... yeah, I guess... yeah, they would sound different, so it should be... and... ow? Or... or O. Yeah, maybe U and O. Like part, part or per. Nah. I mean pert. Something like that. Yeah, O. Okay, so it's U and O. Alright, cool, cool. Alright, like the first one, ok. Allora adesso qui ho abbassato. Ah, giusto, non ho preso la roba. Questo sarà divertente da editare, cioè. Ovviamente appunto non credo di voler... sottoporre nessuna povera anima a rivivere queste cose 6-7 volte come ho fatto io, quindi dovrei fare un po' di selezione. Allora non corriamo troppo perché sennò il nonnino qui is water, yeah, and sounds like oh, and this is sound like oh. Yeah. Yeah, because it's like, well, eau de parfum or pain au chocolat. Like, the first is, yeah, perfume, like water, and the other is bread chocolate, but like, au chocolat would be like, of the chocolate flavor. Yeah, 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 cool, cool, cool. Dov'è che ha trovato l'accetta? Ah, proiettili. Eccola qua. Allora, adesso non devo far cazzate. No! Madonna! Ho sudato freddo. Non sto scherzando. Allora adesso accendiamo la luce. Guardiamo a terra se ci sono bastardissime trappole del Kaiser. Disattiviamo questa. Disattiviamo quest'altra. Non la vedo neanche. Cioè, sono stati proprio infami. Ma infami forte con sto gioco. Eccola lì. Oh, adesso sto stronzo dovremmo poterlo... no. Sì, vabbè, però... però, dai. Toh, merdaccia. Merdaccia. Oh. Scusate, però. Quando ci vuole, ci vuole. But you can see them in other words instead of... oh... but they can't be changed to O, or else it's just how it sounds.
Oh yeah, of course, like it would be, it would still be like the same sound, yeah. Ok, abbiamo dei pezzi qua sopra. La mia domanda è, devo eliminare tutti nel villaggio per poter incontrare il dottore o... È una cosa un po' più soft del tipo se riesco semplicemente ad arrivare alla fine qui. Non mi fido più di nulla, cioè... Sono sicuro ci saranno 72 trappole qua attorno. Ah, cazzo. Ok. Però non ci sono più quelli che fanno casino. Quindi tecnicamente... Non dovrebbe essere più un problema come prima. Forse. Ehi, finalmente! Un fucile! Fucile a pompa. Un fucile a pompa a canne mozze. Questo tipo di canna aumenta l'efficacia dei colpi a corta distanza grazie alla rosata più ampia. And it would be horrible if I continue, but... Oh yeah, the rules. So if you prefer, keep your brain safe, I will stop explaining this. No, no, I mean, it's interesting, man. It would be, like, more effective, of course, if I could hear the right pronunciation, but it's still interesting, nonetheless. Fusil à pompe. Yeah, yeah, that's cool. It's still pretty similar. There we go. Ecco fatto. Adesso che abbiamo anche il fucilino, he's watching. We can't leave. Lui sta guardando? Davvero? Lui? Ci osserva. Non possiamo andarcene. Va bene. Ok. Ah, qui c'è un armadio per nascondersi. Che male non fa. Però davvero vorrei una siringa e un checkpoint. No. Lo sapevo, ma ha sentito, cioè, ma ha sentito rompere. Ma ha sentito rompere, cioè, io non ce la faccio più con questo gioco. Mi ha sentito rompere la cassa. Cioè, stiamo scherzando? Io adesso, magari, comincio a correre, incappo in una bomba, esplodo e fine lì. Cioè, non si può giocare così. Non... Ho capito che lo scopo del gioco è rompere il cazzo, però fino a un certo punto. Yes, but it is interesting when you can use this and when it's not if. I think it is too early to learn this, since it is technically useless. Yeah, I'm not really sure what you're talking about there. Adesso, si saranno fermati nella casa? Se sì, possiamo provare a essere smart. Oppure, quanti proiettili? 4 di caricatore e 4 di riserva. Quindi siamo anche al massimo. Oh, sapete che vi dico? Andiamo di fucile a pompa. E vaffanculo a tutti quanti. Qui, cucci. Oddio, che poi se rimangono lì, stanno anche bene dove stanno, sinceramente. Ma sì. Just when you need to put mute X or... Ele? Oh, or else, okay. So really useless, and it is better to learn something useful. Yeah, first. Yeah, I agree. Okay, give me the goop-ti-goop. Va bene. Dai, se no trovare un altro specchio. Ma dubito. Cioè, due così vicini sarebbe strano. Però trovare un altro specchietto, magari. Ok. Sento cose, sento grugniti. Tu brucia. So che sei, esatto, magari hai anche un po' di... No, la testa ce l'aveva, però... Non mi interessa. Non voglio più prendere rischi. Non posso più prendere rischi. La balestra.
E sia lodato il Signore, balestra agonia! Questa balestra è pieghevole e in grado di scagliare proiettili anche molto pesanti. Va bene. E magari lo fa in silenzio, per una volta, così non chiamiamo tutta la brigata dei cagacazzi. Ok. Posso guardare dalla finestra. C'è una signora, una gentile signora. Well, since yesterday I didn't say any words and today they're mostly easy, ask me words. Well, we could go with this one we just encountered here. Just a second. Creare i dardi per agonia. Crea dardo con agonia selezionata. Ah, R1. Puoi usare pezzi di trappole per creare altri dardi per la balestra. Va bene, posso usare dardi normali? Tipo... no. A quanto pare no. Anyway, I was saying like this weapon over here. Which in Italian is balestra. It's a crossbow in English. Like, what would the French word be? Hell, it may even be like palette, but I don't know. Arpione. Un potente arpione della balestra agonia per infilzare gli avversari. Ok. Mi garba molto, però... come si... ah, sì, it is similar to what I was saying. Ok, arbalet. Which... it's funny because even in English I think there's the difference between a crossbow and an arbalest, and in Italian too we have balestra and arbalesta, which are two different weapons. Because like the crossbow is the one that you operate with your hands, and it can fire like some light darts, not so heavy, while the arbalest is like crank, you operate it with a crank, and it can shoot like heavier darts. Eh sì, per ripeterlo in italiano, giusto per chiarezza, perché, esatto, perché ti fai... sì, bastardo. Wait a second. Ce l'ho, figlio di puttana, succhiami la fava. Bastardo, mi hai rotto il cazzo per mezza partita. Oh, e c'ha le siringhe. E c'ha le siringhe. Madonna, questa è proprio... Mwah. Just a second, man. I have to boast. Because I killed this motherfucker over here. Ok, questo era davvero utile. The big bow? Well, yeah, again, I don't know if there's a difference in the French language. Again, there is in the Italian and the English language. Per cui sì, stavo dicendo appunto una balestra e un'arbalesta sono diverse, perché se non sbaglio la balestra è operata a mano e scocca dardi leggeri, mentre l'arbalesta è operata a manovella e scocca dardi più pesanti. Adesso, che cosa mi conviene fare? Ma soprattutto, che cosa mi darà un checkpoint? E ancora, non ho mica equipaggiato i dardi. Eccolo qua, arpione. Ah, però devo lasciare l'accetta poi. Ma sinceramente, mi sa che mi conviene di più questo. Per quanto. And another word? Sure. Hatchet. The one I'm holding in my hand now. And it's probably hachette. lo so che mi hai visto. Vieni, 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 vieni. Bro, it really is. What the fuck? Ehi, hey, checkpoint. Grazie.
Finalmente. Adesso posso andare un po' più senza paura. But yeah, it's funny, because I was thinking Hachette, because it's like in Italy, we have, I don't know how you would call them in English, like a distributor for the, what's the name? Like, you know when you... Wait a second, I gotta check this word, because I'm not really sure. I'm blacking out now. I'm blanking on the word, so let me check. Non riesco a ricordarmi come si dica edicola in inglese. Ok, a quanto pare news kiosk. Newsstand, eccolo. Yeah, so basically... if you like, look it in French. Yeah, it's probably for the best. Yeah, it's more helpful. Dicola in francese. I mean, I don't know if it's true. Google Translate says kiosque de nouvelles. I don't know if it's correct or not. But basically, just the... Let's see. Yeah, yeah. Is it correct? But basically, if that is the correct word, one of the distributors for stuff that you can find there, like not really magazines, more like the things that you can, I don't know, that come in different entries and you can assemble, like, I don't know, little cars and stuff. Yeah, one of the distributors, it's called Hachette. So yeah. Dai, vieni qui, allinea. Ma poi che mira del cazzo che c'è l'ala della balestra in mezzo, cioè. Ah, ancora viva. È giustamente poi la mira dei campioni. Era quello esplosivo. Che caga. Perché mi stava correndo incontro, ho rischiato grosso. Detto ciò, farei dei dardi normali, grazie mille. Prepara uno e prepara due. E me lo cambi però. Ok. A questo punto io farei un po' anche io il cecchino da sopra. Magari mi conviene. My Wi-Fi wasn't there for a moment. I didn't understand why you were talking about kiosk, but I understand now, so yes. Okay. Questa è stata bella. Non è bastato, però. Okay, forse adesso sì. But I think the novel is actually useless. Okay. That's good to know. Adesso vediamo. Mamma mia, che macchinoso per creare due dardicelli. Allora. Nobody buys an old newspaper. Oh, ok. Yeah, I mean, it was Google Translate, so, you know, all their translation are a little weird. Uh,
Devo fare qualcosa qui. Magari posso aprire. Ottimo. Perfetto. Ci sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Mi sa che lo so che... è una motosega, esatto. Mannaggia, ma perché? Ma io che ho fatto di male? Lo sapevo che quello lì serviva a qualcosa, perché sennò non ce lo mettevano. Mannaggia, mannaggia. Però adesso, cioè, mi sento abbastanza confident, nel senso che... credo che ci siamo occupati di buona parte dei... tizi che c'erano qui. Secondo me ne spawneranno altri appena vado a chiamare il ragazzone, eh? Perché mi sa che è fatto un po' apposta. Però se lo tengo premuto, così è più bello, sì. Certo, se non si incastra nel hitbox della come cacchio si chiama? Mi sfugge anche il termine adesso, tanto che mi ha fatto arrabbiare. Della palizzata. Però forse, forse ci conviene fare così. Dai, 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 zitto, zitto, zitto. Non ti girare. Non ti girare. Grande. E mi ha dato il checkpoint. Bellissimo. Perfetto. E sì, a questo punto... ah, non l'avevo più preso. Ah, ma dai. Eh sì, perché non ce l'ho... non ho il dardo accecante, è vero. Beh, dai, allora non tutti i mali vengono per nuocere. Comunque, a questo punto mi farei un giretto della casa lì. Così eliminiamo gli ultimi sopravvissuti. E ci becchiamo tutta la zuppa verde che ci serve. E dopo siamo pronti. Guardate qua, 3700, cioè mica male. But yeah man, let's see, another word. Another word. I don't know, how would you say... lantern. E mi sono dimenticato di questa, certo. Però, per fortuna, non toglie tanta vita. Ma se tanto mi dà tanto, vuol dire che ce n'è un'altra. No? No. Oh, lanterne. Ok. Makes sense. Ma, allora ho ucciso lui, ma non... sono confuso. Put an S for plural. But would it be mute or not? Oh, and by the way, it's still the same, even in Italian, it's lanterna. Just with an A. Mute, of course. Okay, I knew it. Couldn't have been any other way. Ok, dai, 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 dai. No, però, cioè, così non vale. Ma questo cosa fa? Io ancora non ho capito. Non era mia intenzione, infatti, volevo solo aprire. Però vabbè. Visto che ci ha fatto il checkpoint il tizio qui, non sono troppo spaventato. Anche se sento delle catene. Chi è? Ah vabbè, sarà lui il solito che si incazza. No, però sento a sinistra. Ah sì sì, sarà sempre lui che si lamenta. Ok, per forza. Per forza di cose. Va bene. Allora posso... ah. Toh. Corri, brucialo, brucialo. Dai però. Se non è morto,
Brucialo! Oh. Next live I will teach you words that are not transparent, because as you see, there is actually a lot of words that you can understand without knowing them. Oh yeah. Since you speak Italian too, it's better. Yeah, really. A lot more common words than I would have thought. Ok, quello si sta risalendo le scale. Forse ci conviene andargli appresso. Per quanto... bisogna sempre stare in campana per le trappole. Ok, dai. Ci siamo quasi. Non ti girare. Il gioco è fatto. Sì! Benissimo. Se ce ne sono altri... palesatevi, magari rimanendo dove siete, però non ti girare. Ecco, guarda che bella la luna, guardala. Perfetto, siringhe finalmente. Ecco, questo è probabilmente uno dei pochissimi giochi che gioverebbe da un sistema all'Assassin's Creed, perché sono così tanti e messi così in maniera a cazzo di cane in maniera random i nemici. Ah dai, sono pieno. E mi sa che abbiamo finito tecnicamente, oppure no? Perché è entrato così di soppiatto? Ok. Mortacci tua, Jimenez. Una mano mi farebbe comodo. Così in fretta? La prego, facciamo in fretta. È passato un'ora Dobbiamo e mezza. Dobbiamo trovare Leslie prima che gli succeda qualcosa di brutto. Guarda, ringrazia che non mi hai incontrato mezz'ora fa, sennò sarebbe successo a te qualcosa di brutto. Esperimento numero 4. Soggetti da 4 a 13. Attività cerebrale ridotta. Ecco, stavamo parlando di Assassin's Creed. Guardate un po'. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. Le valutazioni indicano una rapida degenerazione della coscienza e i cervelli si riducono a masse inerti che tendono alla putrefazione. Però che danno un gran gel. Devo collegarmi per provare il loro terrore prima che diminuisca. Ah, sono sicuro che sia andata egregiamente quell'impresa. Cos'è, un medikit? Sì, kit medico. Le grosse siringhe nel kit di pronto soccorso ripristinano una buona parte di salute, ma hanno effetti collaterali temporanei. I kit sono rari, ma aumentano di poco la salute massima ogni utilizzo. Ah, figo. E quindi devo usarli o... Sì. Va bene, me lo tengo però per ora. Una macchina per cucire... Okay. Vai piano adesso. Questo è l'altro lato. Esatto, siamo di nuovo lì. Perfetto, direi. Non ho capito se quindi... Sì, vedete, non gli interessa neanche più dei rumori forti. Credo che qui ci sia qualche problema di texture. Ad ogni modo, devo salire lì o... No, devo solo aprire il cancello. Ok. Credo. C'è un... archivio. No. Sì, no, non c'è tipo un diario, un qualcosa per sapere cosa devo fare. Comunque appunto, mi sembra abbastanza... abbastanza intuitivo il dover far spaccare al nostro amicone... Ancora non mi è chiaro cosa faccia questo, sento solo vetri che si infrangono ogni volta, ma... Dobbiamo fargli spezzare la catena. Ah, ma tu guarda. Su serio però, dove mi sono potenziato? Non riesco assolutamente a ricordarmi, ma sarebbe di gran grande aiuto. Davvero.
forse non vorrei incontrare altri tizi poco raccomandabili, ma forse era in questa casa qui. Devo pure stare attenzione a correre, perché ci deve essere qualche bomba che non ho disinnescato. M'ha visto? Chi lo sa? Cioè, m'ha visto sicuramente entrare, se no non spaccava. Però m'ha visto mettermi sotto il letto? No. Dai. Dai, 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 dai. No, adesso si gira. Bastarda. Ok, ok. No, 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 no. Dai, 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 dai. Posto. Però ce n'è un'altra, mi sa, eh. Sì, ce n'è decisamente un altro. Dai, dai, sta entrando lì. Sì, sì, guarda, guarda, è sotto il letto. Ah, fanculo, va. Vabbè. Ricarica. Dai. Oh. Posso prendere l'ascia grande? No, scompare. No. No. Mamma mia, quanto è brutto sto menu con R3. Morto? Morto. No, si muove. Bastardo, dovevo incendiarlo quando potevo. Adesso è morto, però. Eh sì. Ok. Ho fatto abbastanza casino, quindi non penso ce ne siano altri, altrimenti sarebbero venuti a porgere i loro rispetti. In tutto ciò, io volevo trovare la stanza con lo specchio. Ma dov'è? Non è che scompaia lo specchio dopo l'utilizzo? Può darsi. Mamma mia, davvero, però quanto lo sto prolungando sto gameplay. Ah, figo. Ah, io che mi dimentico sempre poi di spaccare tutte ste casse. Magari ci troviamo dentro qualcosa. Ok, sentite, allora non era lì. No, ho sbagliato. Ma com'è chiuso? Non è possibile. Non sono entrato da qui. Boh, vabbè. Lì c'era la prima bomba. Per carità. Dai, almeno ho trovato questo. Però sono davvero perplesso. Com'è possibile? Fin lì non ci sono certo arrivato. Nella casa a destra non era. Non è che... Eccolo, finalmente, mannaggia. Ok. Ha dimenticato qualcosa? Assolutamente, ho dimenticato qualcosa. No, non ce l'ho. Però ci potenziamo e andiamo a completare l'obiettivo. Allora. Ah, dardi per agonia. Accecamento, arpione.
Infligge danni aggiuntivi. A livello 5 causa anche un danno da fuoco. Bello. Ma per il momento... Ah, 5.000. 5.000 pure lui. 2.000 e 3.000. Più danno dal pompa non sarebbe male assolutamente. E anche il tempo di ricarica. Sì, dai, dai. Perfetto. Non credo di poter acquistare nient'altro. Esatto. Ah, bombe a mano e fiammiferi. Ok, forse fiammiferi sì, perché no. Vabbè. Adesso voglio vedere una cosa. No, la vita è sempre quella. Ok, allora tanto me l'avevo aumentata. Me l'aveva ripristinata solo perché avevo aumentato. Però la cosa buona è che possiamo fare questo. Sì. Perfetto. Torniamo indietro. E adesso mi puoi anche uccidere, mostro con la motosega. Non mi importa, minimamente. Stasera mi chiedo se posso semplicemente sparargli da qui. Senza dover risalire fin su. Vediamo. Revolver, eccolo qui. Oh, ah, non c'era bisogno. Bene, perfetto. No. Non posso più correre. Faccio. Lo faccio ad aprire. Così. Dai però, attacca la... Sì, cioè, vabbè. Attacca la cosa, non me... Credo stia funzionando. No. Ah, vuoi vedere che devo uccidere lui e prendere la motosega? Ah. Ok. Ok. C'è stato un errore da parte mia, pensando che fosse immortale. Va bene. Allora, è presto fatto. Abbiamo il campo libero, visto che abbiamo ammazzato tutti gli altri. Sì, comunque devo assolutamente cominciare anche a migliorargli la corsa, perché non è possibile. Allora, prende bomba a mano. Com'è che prima è uscito subito? Che strano. Eccolo. Va bene. Allora mi dà invece il pompa. No, vai via. Però non gliene frega proprio nulla. Sali. Magari usa il medkit, perché sì. Ecco, dopodiché... dardo esplosivo. Mi sa sì che è l'unica cosa. Oh, perfetto. Montagna di cadaveri. Uccidi 30 nemici. Figo. E l'arma preferita? Sconfiggi il sadico. Bene, ci è voluto tutto il nostro arsenale, ma ce l'abbiamo fatta.
No, eh. No, eh. Ah, vabbè, sto qua sarà il boss finale di sicuro. Va bene, motosega. Nei denti di questa vecchia motosega un po' malconcia, incastrata di tutto. Benissimo. Devo assolutamente resistere. A cosa? Come si equipaggia? Ah, è tipo... Ah, è un oggetto chiave. Va bene. Happy day, Rumesh Kuster, rest in peace, ma dei cose. Ok, adesso che abbiamo avuto il momento Chainsaw Man, possiamo proseguire. Dovrei dirlo al dottore? Probabile. Vediamo. Imagine you got censored. I mean, I don't think so. I mean, you remember when I streamed like GTA Vice City? And that had a ton of songs that are copyrighted. And I didn't get any copyright strikes for Twitch, which just shows you that if you are not well known, they will not bother you. YouTube, on the other hand, no, they will recognize in an instant. So I didn't even bother trying to upload it, because I knew that they would have given me a copyright strike for that. But yeah, Twitch doesn't really care as long as the viewers don't really report you, I think. Adesso cosa? Ah beh, il dottore non gliene frega nulla. Si va. Posso tipo... Esatto, questi mi sanno tanto di shortcut. Però, come si fa? Oh, you mean Denji? Oh, yeah, sure. Ah, finalmente. No, perché sto menu non lo sopporto. Ciao, così, anzi, così. E perché no? Va bene. Yeah, he is a horny little boy. But yeah, I haven't really finished the anime yet. I'm like halfway through. Sono qui. Adesso esci dallo scoperto, bastardo. Deve portarmi con lei. Sì, certo. Castellanos. Leslie deve essere laggiù. Dobbiamo assolutamente... Ah, siamo noi Castellanos. Vabbè. Finalmente, capitolo 3 superato. Addio, ci ha messo 3 ore. No, 2, però. Salva partita, assolutamente. Ok. Accetta. Ma sì, dai, facciamo anche il capitolo successivo. Beh, oddio, dipende. Se ci vogliono altre 2 ore, no. Il paziente. Il fucile a pompa causa più danni a distanza ravvicinata, perché questo è un videogioco. Nella realtà fa bei danni anche a distanza. Ah, il centro. Già. Leslie era ricoverato qui anni fa. Sarà venuto. Ha avuto nostalgia. Di un rifugio sicuro. Lei sa dove ammazza. Siamo. Questo centro è gestito da mio fratello, ci farà entrare. Sempre ammesso che non sia un altro zombie. In realtà non lo so. Forse sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno. Credo più che sia il contrario, a dire la verità. Straccio di dignità e il dovere di proteggere il paziente. Lei è la legge, vale lo stesso per lei. Speriamo che suo fratello non sia così. Tieni premuto per guardare. Ah, l'ingresso. Buongiorno. Avete oggetti da sgraffignare? Cosa sarà successo qui? Non strappare. Come tira piano?
Ok, non mi piacciono queste conversazioni. Cosa sta succedendo? Sto qua se lo sta menando. Doc, no. Non... Valerio, sono io. Bravo, dottore. Lui è mio fratello Valerio, il primo medico di... Ecco, adesso forse hai capito. Ehi, che stai facendo? Uno spuntino? E che cacchio. Allora, prendi questo. Perché non... Ah, non era carico. Dottor Valerio? Brucia? Ecco. Dai che con quel grasso prende piede più velocemente. Ah, abbiamo una specie di visione. Oppure lui respawna. È gratta. Quando arrivano le zanzare, non c'è nulla da fare. Centro la mia casa, tutte queste visioni nel centro. Perché qui? Perché ora? Come può aver fatto questo a Valerio? Cioè, Valerio è quello sul tavolo? Che sia Ruvik. Perché lei ha detto come può aver fatto questo a Valerio? A meno che non stia parlando di questa condizione strana e dice come ha fatto quella condizione a farlo diventare così. Ah, delle chiavi nell'addome. Va bene. È il momento di scavare. Ok. Vabbè, così è un po' overkill, a meno che non dobbiamo... partire da... Esatto, fare proprio una bella incisione. Ah... Un po' più in giù, guarda. Un po' più in giù. Infame. Più una chiave. Ah, e quindi era contento così. Voleva solo farci sporcare le mutande. Poi diceva, beh, basta. Ok. Doc? Dove sei? Allora, che si fa? Vabbè, non dà la mano. Ok. Fiammiferi. Bottiglia, certo. Chi è Leslie? Leslie? Sì. Veniva da fuori. Sì. È che posso, tipo... Ecco. Forse avrei dovuto evitare, eh? Vada più piano. Immaginavo. Eccolo lì. Allora, intanto qui c'è la musichetta, quindi è un'area sicura. Diario di Sebastian Castellanos, febbraio 2005. Oggi pomeriggio Mira si è quasi fatta ammazzare. Un sospetto che stavamo inseguendo le ha sparato. Fortuna per lei che c'ero io. Starà bene. Vederla così, che perdeva sangue, con il rischio di perderla senza poterle dire cosa provo per lei, è stato insopportabile. Credo che anche lei provi la stessa cosa. C'è senz'altro qualcosa tra di noi. So che è contro il regolamento, ma devo dirle quello che provo per lei. Spero di non mettermi in imbarazzo. La domanda è... sì. Allora falla dietro... c'è il secchio, ecco. Se devi andare...
Piuttosto dico... Il gioco sarà ambientato quando è uscito? Quindi, boh, 2014, 15. E quindi quelle note che troviamo sono del passato? Oppure no? Oppure sono note del presente? Cioè, è il 2005 nel gioco o no? Chissà. Le mostrerò qualcosa di utile. Tipo? Sono qui. Ok, con calma. Ah, ma dai. Non ho mai visto questo lato dell'albergo. Dove mi sta portando? Nell'ufficio sul retro? Ok, la chiave c'entra qualcosa qui. Ah. Sono tipo collezionabili? Detective Castellanos. Già. Ha una chiave come questa? Sì. Eccola qui. Ho capito, non sono un gatto. Le chiavi aprono questi armadietti. Sì. Armadietti, insomma. E quindi... Il contenuto è tutto suo. Torni qui ogni volta che vuole. Ah, buono a sapersi. Però... Ah, ok. Una vale per qualunque, quindi... Chissà se ci sono abbastanza chiavi per aprire tutto. Boh. Andando a caso, non so quante sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 file, 9 colonne, per cui se faccio così, esatto, questo è centralissimo. E c'è dentro... Ah, dardi congelanti. Boh, vabbè, dardo della balestra agonia che congela temporaneamente i nemici. Il bersaglio esplode al termine del congelamento, tranne per alcune tipologie di nemici, tipo l'amicone con la motosega, sono sicuro. C'è altro qui? Qualche nota? No? Va bene, allora se... Ho visto qualcosa. Ah, questa mappa è frammentata? Volevo finire di leggere. Ma vabbè, sì, una mattonella l'abbiamo trovata, infatti eccola lì. Ok. Beh dai, onesto. Non credo proprio assolutamente che le troveremo tutte, a meno che non sia obbligatorio, ma... Se sono collezionabili, dubito fortemente. Ok, 5600, vediamo cosa possiamo permetterci. Io quasi quasi aumenterei la vita ancora. Eh sì, perché... Cioè, per carità, lo scatto ci sta, però... Diamo armi... Velocità di carica, portata... neanche sono male, questi. Tempo di ricarica. Per quanto esatto la riserva, magari... Ah, non posso aumentarla, quella. Ah, ecco, no, invece dardi, eccolo qua. Effettivamente la riserva dei dardi è bassa, bassa, bassa. Capisco che si possano fabbricare quando si voglia, però... Congelamento, accecamento, arpione... Non so, non so. Vabbè, dai, per il momento aumentiamo la vita. Così almeno abbiamo più possibilità. Oh. Sarebbe dovuto succedere. Cioè, non posso neanche guardarmi allo specchio un attimo con tranquillità.
Allora, Leslie. Aiuto, aiuto! Ma che diavolo. Siamo qui, guarda, se ti fermi 2 secondi. No, corri dentro. Bravo. Testina. Muoviti allora. Ok. Sta entrando. Dov'è? Dottore? Ah, eccolo. Mamma mia. Da questa parte. Però che si debba anche fare da babysitter al... Ok, bravo. Un salto, un gesto molto atletico. Forza. Dai, micio micio. Micio micio. Oh, bravo. Vedi che ce la fai. Dai, ti ho anche aperto la porta. Bravissimo. Adesso seguimi senza fare troppe storie. Fiammiferi. Va bene. È sceso laggiù. Dobbiamo trovare il mio paziente, Leslie. Sì, sì, calmo. Certo, è ammirevole, voglio dire, in mezzo a tutto sto casino, invece di pensare a salvarsi la pelle, cerca di pensare al paziente. Sotto questo punto di vista, veramente un signor dottore, non c'è che dire. Oh, finalmente una luce più calda. Non mi fido di quel raggio rosso. Andiamo di qua prima. Ah, un'arma. No, proiettili. Ma buoni comunque. Oddio, qua mi stanno preparando. Non mi piace la cosa. Cosa posso vedere da qui? Non molto. Ci tocca entrare. Ok, almeno un checkpoint. Proiettili per pistola. Ok, qualcuno qui si è fatto una bella parete. Si è finito di distruggere le prove. Oh, finalmente. Oh, grazie al cielo. Il dottor Jimenez è qui. Ora calma. Dottore, un attimo. Ehi. Sta arrivando qualcuno. Qualcosa. Qualcosa qui. Ma dai, è uscito dal nulla. No, così non è giusto, però. Cioè, a meno che non sia... Ah, ok, è fatto così. È un suo potere. Allora ci sta. Finita? È ancora là fuori? No. Cioè, ce ne potrebbero essere altri. Questo sì. Questo posto è una trappola. Esisterà un posto sicuro? Purtroppo, ne dubito. Non si esce. Non si esce. Dobbiamo andare, per di qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Bene, la situazione è sempre più cupa. Perlomeno stiamo trovando tanto gel. Sta cercando di sfondare il muro. Le scale sono sparite. Ecco. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti.
Eccolo lì, il nostro amichetto Shifter. Eccolo qua. Ruvik. Sei tu. Chi diavolo sei? No! Non farlo! Ok, siccome non è aggressivo, eviterei di sprecare proiettili, sinceramente. Tanto probabilmente dovremmo seguirlo. Ecco, magari ci prepariamo un attimino. Ecco qua. Ma che... cosa sta succedendo? Dottore! Leslie! Non ci... ah, bene. Cazzo. Cazzo, veramente. No, via, corri. No, Ah, il mio preferito. Bagno di sangue. Perché siamo sempre nelle fogne? Ok, non so questa leva cosa faccia, ma nel dubbio... ah, perfetto. Visto nel dubbio, tirate sempre tutte le leve, premete tutti i bottoni a disposizione. Se... Posso avere il controllo della telecamera o deve essere per forza impostata su visione del buco del culo? No, Vabbè. Ecco qua. Ah. Dai. Wow, cioè c'era anche qui. Me la sono cavata miracolosamente. Ah, la bomba era là sopra, ok. Comunque la cosa non mi piace, per cui... non mi dispiacerebbe avere altri pezzi per la balestra, Però... non la rischio. Qui non si apre. Ah, invece sì. Eccone un'altra. Cioè, per carità, io per esempio lì potrei provarci, però... cioè, se salta... ok, ho una siringa, però... è veramente uno spreco. Ah, ok, possiamo dare fuoco alla benzina qui. C'è nulla sopra? No. Perfetto. Posso tipo salire? Ah, perfetto. Qui come si fa? Benissimo. No. Ok, allora qui è davvero la strada giusta. Pertanto, andiamo un attimo di là. Non lo so, proviamoci però. Madonna, è piccolissimo. Vabbè, esplodiamo. Sì, ovviamente. Cioè, che cosa stupida. Non ci dovevo neanche proprio provare. Vabbè, siringa a me. Tanto, cioè, il gioco diceva sembra brutto, ne ha due. Una facciamogliela usare almeno, no? E non ho visto il buco. C'è un modo per saltarlo, magari? Cosa ne dici, Castellanos? Sì, perfetto. Posso prenderlo a calci?
Va bene. No, un po' più di là. No. Ecco, magari ce la facciamo. Prima o poi. Oh. Non mi è ancora molto chiaro a cosa servono. Dai, 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 dai. Non mi dire che rimane incastrato sul pezzo di ferro lì, perché... Ok. Oh no. Ah, mannaggia. Ma che sistema del cacchio, veramente. Boh. Sentite, sta bene dove sta, per me. Ah, ecco, ce n'è un altro qui, fra l'altro. Sto cercando di capire. Forse avrà... ma prendendolo a calci non riuscirò mica a sollevarlo qui. Forse mi servono per sconfiggerla? O contro sti nemici qui? Questo chi è? Uno solo. Vorrei raggrupparli un attimo, se possibile, sinceramente. No, no. Mannaggia. Dai fuoco, dai fuoco, dai fuoco. Via, 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 via. Ok, almeno. Apri, entra. Ok, a saperlo prima l'avrei settato un po' più smart la cosa. Tipo. Ecco. Sperando che non arrivino da sopra, altrimenti avremo un problema. Ok, ok. Corri, brucialo che non è morto. Lo sapevo. Ok, se è rimasto solo lui, siamo a cavallo. Se riuscisse a mirare dove deve. Dai, brucia, brucia. No, no. Cioè, col retro del coltello siamo seri? Brucia. Oh. Dai, ce la siamo cavata molto meglio rispetto al villaggio. Però devo dire anche che ho capito finalmente come funziona il gioco. Quindi... si trattava tutto di capire. Un minimo di aggiustamento. Questa pozza qui di benzina è stata indispensabile, davvero. Detto ciò, userei anche l'altra siringa, perché non si sa mai. Ok, checkpoint. Ok, forse non abbiamo bisogno della lanterna qui. Si può entrare? No. Va bene. Chi è, eh? E soprattutto... No, è un boss. Oddio. Qui mi sa che ce la becchiamo. In quel posto. No, 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 no.
È morta? No, non è morta. Dai, come fa a essere ancora viva? Forza. Cioè, one shot, one kill. Ma sul serio? Sto gioco insomma, ci siamo capiti. Allora, intanto carica questo. Poi qui abbiamo solo 4. Qui ne abbiamo solo 2. Posso produrne... no, come si fa? Così. Posso produrne di esplosive? Ok, cioè i congelanti, intanto che male non fanno. Questo cos'è? Esplosivo, congelamento, accecamento. Ok, esplosivo. Fanne 2. E io direi poi l'accecchiamo. Dopodiché li tiriamo addosso qualunque esplosivo esiste. E vediamo di cavarcela così. Ok, cambia dardo? Ah, ma non ha funzionato proprio, quindi figuriamoci. Scusate perché sennò... Cambia? Ah, pure! Pure! Vabbè, ciao. Ma sì, congelala, perché no? Bastarda. No, no. Dai, basta, muori! No. Dai che è morta. No, no. No. Ascolta. Dardo esplosivo. Equipaggiala però, che cazzo fai? Mannaggia. Non è che invece devo scappare dalla porta? Molto probabile. Aspetta. Infatti. Ah no, l'ho ucciso. Po. Perfetto. Oh, 8000. Ma dai. Figo. Sì, no, immagino che in realtà saremmo dovuti scappare, però... Oh. Ce l'abbiamo fatta, basta. 1000. Ok. Non ha senso esaminare lui? No, pare di no. Va bene. Adesso possiamo proseguire con calma e tranquillità. Certo, un checkpoint l'avrei apprezzato, eh. Può darsi che l'abbia fatto, io non l'ho visto, ma... Ok, eccolo qui, meno male. Ok, devo chiudere qui. Cioè, immagino che quello sarebbe servito appunto per salvarsi da... dalla signorina a 8 braccia. Comunque, nel dubbio. Vabbè, di là non si va. L'avevo anche visto. Vabbè, quantomeno abbiamo fatto checkpoint poco fa, quindi non me la prendo tanto. No, vabbè.
Abbiamo sprecato un fiammifero. A posto. Ah, non mi lascia neanche più chiudere. Va bene, fermati. Disinnesca, ce n'è un'altra anche più avanti, perché ovviamente c'è. Ok. Tu sei tranquillo? Sì. Ditemi che si arriva a una camera con lo specchio. Nulla? Nulla. Ok, si prosegue. Ah. Beh, non c'era modo di evitarla quella, cioè. Bella. Cazzo. Per un pelo. Sì, poi sicuramente quello è stato scriptato, nel senso che non avrebbe mai potuto correre così tanto, poverino. Ok. Sempre più in profondità. Non so se è una cosa buona. Ciao. Ah, ok. Sono morto? Sì. Non era neanche troppo chiaro. È stata quasi comica la cosa. Vabbè, me ne torno su a questo punto. Cioè, qual è la risposta corretta in quella situazione? Ok, qui ovviamente è chiuso. Cos'è? Mi devo lanciare? Ah. Che bello. Opla. Ah dai, che figo. Ah, ci stava come transizione. E quella è una camera con lo specchio, mi sa. Perfetto. Ah, capitolo 4 superato. Benissimo, allora io concluderei qui. Eh sì, dopo un esasperante capitolo 3, direi di aver appreso più o meno le basi del gioco e dovremmo andare molto più lisci da adesso in poi. Comunque, grazie per aver seguito fino a qui. Io sono Loafdog e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!